In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Pavia, visti gli articoli 533-535 Codice Procedura Penale, dichiara Marchi Vitali colpevole dei reati ascritti, unificati ai sensi dell'articolo 81 capoverso Codice Penale, ed esclusa l'aggravante di cui l'articolo 61 numero 4 Codice Penale, lo condanna alla pena di anni e 24 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. 24 anni di carcere, questa la sentenza emessa dai giudici della Corte d'Assise di Pavia nei confronti di Vitaly Markiv, unico imputato per la morte del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli e del collega russo Andrei Mironov. Dopo la lettura della sentenza, sulla sala dell'Annunciata è sceso un lungo silenzio. Markiv, prima di uscire dall'aula, ha poi gridato gloria all'Ucraina, un saluto militare, al quale hanno risposto i nazionalisti ucraini presenti. Fuori dalla sala dell'Annunciata, il primo a parlare è stato il procuratore Giorgio Reposo. Sono soddisfatto nella misura in cui la Corte ha riconosciuto il fondamento dell'impianto accusatorio. È stato un processo molto lungo, molto pesante, molto impegnativo, che ha richiesto veramente un dispendio di energie notevoli. Un ringraziamento particolare va al collega dottor Zanoncelli, che lo ha seguito puntualmente dall'inizio alla fine. Qualche minuto dopo sono usciti anche i genitori di Andrea, che hanno rilasciato solo una breve dichiarazione. È una sentenza importante per noi, per Andy e per tutti i giornalisti, soprattutto per quelli che rischiano la vita con il loro lavoro. Soddisfatti anche gli amici del fotoreporter, che recentemente hanno fondato un'associazione in sua memoria. È una sentenza che credo sia storica nel contesto delle guerre remote nel mondo e della libertà di espressione, di stampa, al di là di quello che significa per noi, per gli amici più intimi di Andy, per la famiglia, lì c'è un buco che non si riempie in nessun modo. Però oggi è stato dato un segnale dalle istituzioni. Siamo convinti che sia un inizio, andremo avanti sulla strada che abbiamo tracciato con ancora più forza di prima. Oggi è un buon giorno per avere fiducia nelle istituzioni dal mio punto di vista. A poca distanza i nazionalisti ucraini intonavano canti tradizionali e chiedevano libertà per Vitaly Markiv. I genitori del soldato trentenne della Guardia Nazionale Ucraina hanno spiegato che faranno appello e che sono pronti a continuare a lottare per lui. Siamo soldati e i soldati combattono fino all'ultimo, fino a che non vinceremo. Sinceramente io l'avevo messo in conto, l'aveva messo in conto anche lui. Sì, Secondo me non ci stavano le condizioni per questa condanna, soprattutto con l'aggravante, anche se avessero voluto condannarlo.